Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua per fare un test della DJI Osmo Action. E voi direte, perché un test della DJI Osmo Action? Ormai è una camera che esiste già da circa un anno e mezzo. Sì, ma DJI ha appena rilasciato un aggiornamento che diciamo gli ha fatto fare ancora un passo in avanti dal punto di vista qualitativo dei video e dei colori. Quindi non c'è secondo me situazione migliore che provarla su un drone FPV, in questo caso un drone della iFlight, il Titan XL5, appunto un drone da 5 pollici versione 6S che ho trasformato in HD, quindi sarà anche la mia prova per testare l'HD di DJI su questo drone, che prima era in versione analogica. E quindi ragazzi, cos'è? È che questa fotocamera, che già era eccezionale di sua, la DJI Osmo Action, adesso sicuramente lo è ancora di più. Quindi vedremo se davvero con questo nuovo aggiornamento la fotocamera ha fatto ancora un ulteriore salto in avanti dal punto di vista qualitativo delle immagini e dei colori, e secondo me anche nella gestione dei cambi di luce. Quindi su un drone FPV si potrà vedere se la qualità è davvero ottima o meno. Registreremo il video in 4K a 30 fps, lo lascerò tutto in automatico senza nessun filtro, quindi voleremo senza filtri ND e soprattutto lasciando tutto in automatico. Secondo me in questa situazione vedremo veramente la qualità di una fotocamera, perché è vero che mettendo le cose in manuali, è vero che registrando in modalità RAW, tutte queste cose si ha la possibilità di migliorare tantissimo tutto, però secondo me se una fotocamera è davvero buona lo si vede anche lasciando tutto in automatico, e se i firmware e software che sono installati appunto in queste fotocamere si gestiscono in maniera automatica tutto bene, vuol dire che è davvero un'ottima fotocamera. Quindi ragazzi, direi non perdere altro tempo e proviamo questo ultimo firmware per la DJI Osmo Action su questo drone FPV Titan XL5 in questo cinematic video, dove vedremo in mezzo alla natura com'è questa fantastica fotocamera di DJI. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo. Ok ragazzi, il volo è finito, il video è finito, ditemi come avete visto questa fotocamera in questa situazione in mezzo alla natura con il sole basso, molto sereno, perché c'è davvero un bel sereno, quindi tutto bello, c'è un po' di freddo ma la giornata è stupenda, e quando il sole è così basso le fotocamere comunque tendono ad andare un po' in crisi, perché questo sole comunque è forte quando è tanto sereno, anche se è inverno, e quando è così basso davvero danno fastidio. Poi passando in mezzo alle piante, vicino alle piante, tutte queste cose, c'è tanti cambi di luce che mandano in crisi la gestione appunto della luce per queste fotocamere. Quindi ditemi come avete visto questo aggiornamento, se secondo voi i colori e tutto questo è ancora come prima, o se l'avete visto migliore e la vedete come una fotocamera
fotocamera davvero incredibile, anche perché il prezzo attuale di questa fotocamera è davvero basso rispetto alle sue concorrenti. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa prova dell'ultimo firmware per la DJI Osmo Action su un drone FPV vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, seguitemi lì, quindi mi raccomando, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi!